preoccuparmi personalmente. Amore? No. Ma ti sei visto? Eh? Lo dico, in canottiera tutto spettinato, sembri un ricoverato in corsia. Tesoro, dopo una giornata di lavoro pure dura, molto dura, secondo me un uomo ha il diritto di rilassarsi come gli pare a casa sua. Appunto, dico, sono gli unici momenti in cui possiamo stare un po' insieme. Non sarebbe meglio presentarci carini, così, quando siamo in intimità? Carini? Mm. Intimità? Mm. Secondo me l'intimità è proprio questa. Io mi posso permettere il lusso di stare stravaccato come un ricoverato in corsia davanti alla mia cara mogliettina infermierina. No. Allora stasera mela cotta e semolino. Così ha deciso la caposala. Ciao, amore. Ciao, tesoro. Abbiamo fatto acquisti? Sì, mi sono tolta una sfizia, mi sono comprato un bel capetto, bello elegante, anche firmato. Come mai? Beh, niente, una telefonata. Oh, che telefonata? È che oggi mi ha chiamato un mio ex compagno del liceo, cioè non proprio un ex compagno, un ex proprio del liceo. E allora sei con me, no? No, non so com'è. E niente, insomma, un po' di chiacchiere qua e là, ti ricordi, qualche emozione. Quanta emozione? Insomma, per farla breve, l'ho invitato a cena da noi questa sera. Già sorride, tesoro. Mi immagino questi compagni tuoi di scuola, tutti secchioni. E il più simpatico avrà aperto l'agenzia dei pompe funebri, vero? Veramente lui fa il fotografo di moda, pensa. Com'è? Basso, calvo, con gli occhiali, che mentre scatta le foto ai modelli gli cola tutta la bava dalla bocca? Ma non direi proprio. Guarda, non ti sembra che somigliasse vagamente a Johnny Depp? Vagamente, tesoro. Sono buoni tutti. Che ridete, oh? Questo ce l'aveva addosso il giorno che ho conosciuto vostra madre. Lei evidentemente non aveva gli occhiali, però. Ma dai, ma sembri il nonno. Ma perché? Davvero così? A me mi piace ancora. Ci riesci a muovere? Insomma, che posso fare le Olimpiadi, però. Come c'è ragione te, non... Ma che ridi, tesoro, tu non hai capito il problema, perché tu la foto dell'amico di mamma non l'hai vista, quella è bellissima, io devo fare la mia porca figura. Non con questa. Aiutami su. Vabbè, dobbiamo trovare qualcos'altro, non ride, vuoi te. Allora, questo, concentratevi, su, datemi un giudizio onesto, proprio spassionato, questo qua, universitario americano, camminata sciolta, così, gli vado incontro. Ciao, sono Franco, il marito di Silvana. Dai, sei ridicolo, pa. E cos'è sta roba, pa? Lascia pure voi. Vabbè, questo, Vedetevi forte? Guarda, aggressivissimo, Terminator. Dai, ma poi che fai, gli apri così? Perché non... Senti, ma provare a essere te stesso, no? Oh, Dolce Gabbana, arriva lei con le cose di saggezza. Fate in fretta voi a parlare, il problema ce l'ho io. Va bene, come sempre, il problema se lo risolverà da solo Franco Mancini. Date di là. Wow, che sorpresa! Niente male il mio maritino. Beh sì, dicevo che quando mi impegno, quando mi ci metto, riesco a ottenere dei risultati di un certo livello. Oh. E a cosa si deve questo risveglio? Tesoro, a che si deve? A stasera da con Tobi. Tommy. Vabbè, Tommy, insomma, come amico tuo. Mm-hmm. Fermi tutti, fermi. Che c'è? Tesoro, hai apparecchiato per due? Soltanto per due? Certo, perché? Come per... Che sono tornato a casa a reggere il boccolo, scusi. Ma voglio dire, Silvana, ti volevi fare stasera cena tua con l'ex? Me lo dicevi, mi levavo di torno con grande eleganza, perché sono un uomo di grande eleganza. Voglio dire, devi farti sta cenetta con l'uomo del passato. E fatela, fatela e sii soddisfatta. Infatti sono soddisfatta. Bravo, ammetti pure. Che volevo, cioè, hai ottenuto quello che volevi. Allora, sai che ti dico, qualunque cosa tu abbia preparato per cena, l'augurio mio è strozzatevi, civi. Tutti e due. Ma dove vai? Ma vieni qua! Amore? Quello che volevo era semplicemente passare una serata romantica a lume di candela con mio marito. Vestito e curato, bene. Come le prime volte che mi portavo fuori. Mi sono inventata tutto. La telefonata, l'ex, la cena, tutto. Ti ho sposato una strega! No, aspetta, la foto che mi hai fatto vedere? Cioè, l'amico tuo che assomiglia a Johnny Depp? No, quello non somiglia, quello è Johnny Depp. Vai, fatto vedere. Ma poi, amore, mi pare che se fossi stata con uno così, l'avrei mollato per mettermi con uno come te. Sì, sali.
credo che sia meglio se ti dai una sistemata. Perché? Perché sta per salire Luisa, una ragazza del fan club. Abbiamo un progetto da discutere. Ancora, prima di segmentare Alex. Ma ragazza del fan club, basta, su. Guarda che è vero. E poi non credo che ti faccia piacere farti trovare così, perché è anche una bella ragazza. Mamma mia. Ma, eccola. Ma applicazione sarà Ettore, dai, è un qualche rugno del condominio. Ciao Luisa, permesso? Vieni. Che bella casa. Vieni che ti faccio vedere anche il balcone. Vieni, questo è un balcone. Cioè, tutte le piante.